Ciao ragazzi, oggi sono estremamente in vena di tamarrate, perciò vi faccio vedere un tool super figo e super tamarro che vi piacerà sicuramente tantissimo. Ora vi pongo questo quesito prima. Se io volessi analizzare un log abbastanza grande, tipo questo, di 144.000 righe, ok, di U-H. Sono 13 mega di log, niente di che in realtà, perché è molto comune trovare un access log di un sito di 13 mega. Però capirete bene che non sia il massimo della comodità per farvi idee di ordine generale riguardo a questo log. Ad esempio, analizzare un log appunto così, ok, si vede molto dettagliatamente ogni cosa, date, ore, indirizzi IP, però probabilmente non è proprio la cosa più comoda del mondo. Ora il problema è appunto questo qui. Se volete anche farvi un'idea della frequenza con cui certe pagine vengono richieste in un certo lasso di tempo, se c'è un attacco di DOS in corso o cose di questo tipo, potrebbe non essere il modo migliore per rendersene conto. Ed è per questo che vi presento questo fondamentale, fighissimo, indispensabile strumento che si installa lato client, ma serve per analizzare i server e i log dei server. Tipo gli access log, che si chiama logstalgia, e poi gli passate appunto il percorso del log in questione, ed ecco che rappresenta graficamente le richieste dei vari client. Ecco qua gli indirizzi IP sulla sinistra, domenica 27 marzo 2016, ore 3:39, sì, del mattino. Questi indirizzi IP generano queste richieste, che sono dei pallini sulle pagine che compaiono qui sulla destra. Tac, puff, 404, questo è not found. E poi il codice appunto di uscita di questa richiesta. Tutti dei 404 si vede che c'erano dei problemi. Oppure chiedeva semplicemente proprio cose che non esistevano. Lo rilancio un attimo perché ci sono anche dei parametri di lancio da poter utilizzare, tipo meno F full screen. E voilà. Ecco che ce lo vediamo in full screen. Avete sul basso, in basso, ecco, se si vedesse. Ah, però quando lo mando in full screen va su due schermi, quindi facciamo di no. Avete in basso questa barra, che è una linea del tempo. Ecco qua, varie date e vari orari. So che c'era un po' di traffico per rendere le cose un po' più interessanti. Il 19 aprile, così, no, sì, il 19 aprile alle ore 19, una cosa del genere. Ecco, il 21 aprile forse, alle ore 19. Ah no, è qua, guarda, deve essere qua. Tac, che cominciano ad esserci un po' di richieste. Ed ecco qua, tac, tutte le pagine che vengono richieste, tutte quante in questo caso da un solo indirizzo IP. Beh, certo, morolinux.it non è il sito dell'Unione Europea, non è il sito più consultato del mondo, non è neanche Tom's Hardware, quindi non mi sorprende di non avere particolarmente traffico, però ci facciamo un'idea della frequenza con cui vengono eseguite le richieste, da chi e quali pagine. Vediamo un attimo i parametri di lancio comunque di Logstalgia. Logstalgia, meno help. E vediamo che, a parte che gli indirizzi IP erano troncati, questo probabilmente perché per fare i video e privacy e così via fa comodo, però se specificate meno x viene indicato l'intero hostname barra indirizzo IP senza essere troncato. Possiamo cambiare colore di sfondo, mettere in full screen, possiamo simulare una velocità diversa da quella in tempo reale, tipo meno S5. Facciamo una prova, meno S5. 5 volte più veloce, tac, tac. Ecco, così quando arrivano le richieste vanno super veloci. Vabbè, questo fa comodo. Ecco, per cosa serve questa cosa qua? Serve a analizzare il traffico sul nostro web server, capire se ci sono dei problemi, degli attacchi di DOS, delle richieste che vanno un po' in mona e così via, ed evitare di doversi leggere log del genere. Tutti quanti molto testuali, molto completi, però molto prolissi per farsi idee di carattere generale su quello che stiamo studiando.
Bene, vi faccio vedere un video che è il video di presentazione su logstalgia.it o logstalgia.it, adesso non saprei come si pronunci, che è eseguito su un server un po' più affollato, decisamente più affollato, e quindi si vedono anche effetti grafici un po' più suggestivi. Tipo questo mi sembra proprio molto affollato, oppure è un DDoS. Guardate quante richieste al secondo, questo è in tempo reale. Boom! Insomma, voi gli passate. Ah no, non è in tempo reale, è velocizzato. Si vede dai secondi qua. Comunque c'è anche un contatore, ecco, delle richieste in basso a destra nel piccolo. Ed è molto bellino. È multiforma, lato client, eseguire analisi grafica sui log di lato server. La versione per Linux è questa qui, vi scaricate il file famoso intar.gz. Poi è da compilare da sorgente, però niente di che, perché adesso vi faccio subito vedere. CD, scaricati, logstalgia. Io ero root quando l'ho fatto, però non fa niente. Adesso ho i permessi che sono sicuramente di root, in teoria non andava fatto come root, non fa niente. Vedete che abbiamo un file da assolutamente da leggere chiamato install, dove vi descrive quali sono le dipendenze da installarvi con apt prima di andare a compilare, altrimenti la compilazione fallisce. Voi installate queste dipendenze qua, tutte quante con apt, poi date il solito autogen se volete, io in realtà non l'ho neanche usato, punto slash configure make e make install, fatto ed è installato. Questo è tutto, date un'occhiata a questo fantastico strumento, spero che vi sarà utile, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, come al solito, e se conoscete altri strumenti tamarrissimi come questo. Vi prometto che il prossimo video includerà un altro strumento leggermente tamarro, ma con molte più funzionalità, sempre riguardo al monitoraggio dei log. No, no, in realtà è il monitoraggio dei server, ma non dei log. Ciao e alla prossima!